Facciamo subito un bel applauso per scaldare l'atmosfera e per parlare di questi due giorni di show nei quali potrete assistere alla preview della collezione High Fashion Team e allo show di uno dei migliori stilisti di sempre. Trevor Sorbi presenta Angelo Seminara e in più, in anteprima mondiale, potrete assistere alla nascita di una grande novità che sarà punto di riferimento per i migliori hairstylist di tutto il mondo. Bene, adesso è arrivato il momento di invitare qui accanto a me il nostro Technical and Event Manager Remo Santoro. Un bel applauso! Buon pomeriggio a tutti! Buon pomeriggio, ciao, Remo! Ciao a tutti! È passato un anno e noi felicemente ci ritroviamo su questo palco. Eh sì, dopo un anno, mamma mia quanta gente! Oltre le aspettative, sempre più gente, siamo felicissimi! Un caloroso saluto, chiaramente oggi per me è un'emozione enorme perché presento due storie importanti. Sì. Una legata all'azienda e un'altra ve la presenterò domani, che è Trevor Sorbi, come diceva Pamela, che presenterà Angelo Seminara. Ma la storia più importante chiaramente è quella di oggi. E oggi abbiamo sul palco, avremo sul palco tra pochi minuti, una persona che raramente si mette in evidenza, raramente si mette davanti a un palcoscenico. Negli ultimi anni ha rifiutato più volte di venire, anche se è stato invitato. Questa volta non ha potuto dire di no e invito sul palcoscenico il presidente, il signor Renato Locatelli. Al quale cedo il microfono molto molto volentieri. Buongiorno. Venga. Signori, buonasera, buongiorno. Dopo 50 anni di lavoro mi hanno concesso 3 minuti. Io spero di arrivare a fare anche 6 minuti, quindi altri 50 anni mi vedrete qui. No, a parte gli scherzi, sono molto molto contento di vedervi tutti e vi ringrazio per aver dedicato la Lisa 2 giorni in famiglia e questo mi fa molto piacere. Grazie anche ai nostri ragazzi, non so cosa vi hanno detto per convincervi a venire, però sono lì, mi complimento con loro perché veramente sono stati bravissimi, ma bravissimi. Grazie, grazie. Io batto le mani a voi. Dunque, sono passati 2 minuti, ho ancora 1 minuto e vorrei dirvi una cosa sola della Lisa. Noi siamo conosciuti come la ditta del colore. Ecco, oggi voglio dimostrare, speriamo di dimostrare, cercheremo di dimostrarvi che non solo il colore sappiamo fare, ma anche qualcosa d'altro di importante, di bello e di incoraggiante. Grazie ancora della vostra presenza e della pazienza che avete. Grazie. A questo punto vorrei chiamare vicino il nostro direttore commerciale Claudio Trevisan, che vi dirà cose più precise e spassose di quelle che non posso dirvi io. Me l'hanno vietato. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Non pretendevo tanto. Buongiorno, grazie a tutti, ben arrivati. Welcome, bienvenue, benvenido. È l'unica cosa che so dire in lingue straniere. Abbiamo tanti ospiti stranieri e vanno salutati dagli italiani con un grande applauso. Grazie di essere con noi. Vi posso garantire che è assolutamente emozionante vedere così tanta gente. Vi ringrazio, l'ha già fatto il signor Locatelli, perché comunque è una domenica e ci si poteva anche divertire in qualche altro modo, ma credo che oggi ci divertiremo e stasera ci divertiremo in maniera altrettanto particolare. Consentitemi, prima di lasciare il palco, perché lo spettacolo sarà emozionante, non voglio rubare più di un secondo, consentitemi di fare un grande applauso ai miei ragazzi, a tutti quegli agenti, a tutti gli agenti di zona, a tutti i direttori venditi che hanno reso possibile questa manifestazione. Grazie. A nome di Lisap vi devo augurare buon spettacolo, buona giornata, buon divertimento e ci vediamo dopo. Grazie a tutti voi, buona giornata. Grazie, grazie per questo importante intervento. Adesso entriamo nel vivo del nostro show e lo facciamo presentando il protagonista assoluto di oggi. Sto parlando di Lisap Fashion Spa, la linea di prodotti in grado di fondere e armonizzare movimenti, suoni e profumi in un vero e proprio rituale che parte dal momento del lavaggio e si conclude con lo styling per creare un'atmosfera davvero unica in salone.
LISAP Fashion Spa, rituale di benessere. LISAP Fashion Spa è la linea di prodotti in grado di fondere ed armonizzare movimenti, suoni e profumi in un vero e proprio rituale, che parte dal momento del lavaggio e si conclude con lo styling per creare un'atmosfera unica in salone. LISAP Fashion Spa regala alle tue clienti le dolci sensazioni che possono ritrovare solo in una beauty farm. Offri loro una dolce fuga dallo stress quotidiano e coccolale per riscoprire il benessere autentico. Grazie alla presenza di un mix di oli essenziali, LISAP Fashion Spa dona piacevoli note profumate, rendendo completo ed esclusivo il momento di relax. Un trattamento privilegiato che dà energia nuova a cute e capelli, detergendoli delicatamente, restituendo il giusto equilibrio. LISAP Fashion Spa scandisce i ritmi del tuo benessere. E detto questo, adesso vado a presentare una bellissima top model di successo, protagonista di vari spot televisivi, conosciuta in Italia per la sua strepitosa partecipazione nel programma Striscia la notizia nei panni della Filippona, nonché immagine LISAP nel mondo. Signore e signori, direttamente da New York, è qua con noi Janine Fox! Ok, stop, bravissima. Pausa per 10 minuti. Scusa. Ti stavo guardando e... cioè, mi chiedevo se... nella peggiore delle ipotesi, se... cioè, tu magari... Hotel Hilton. Stanza 452. Cosa fai? Vieni? Sì. Di altezza, voglio dire, non c'è molta differenza. Senti, Janine, tu sei conosciuta in Italia per la tua partecipazione appunto a Striscia la notizia nei panni della Filippona. Da come nasce questo soprannome?
Filippone Filippona. Era un mio nickname, me l'ho detto Enzo Iocchetti, da Striscia la Notizia. Era una scherza che abbiamo fatto quasi 100 volte. E è diventato molto famoso perché ero altissima. Loro mi hanno chiamato Filippona instead of Filippina. Ecco. Perché è incredibile, perché sono nata alle Bahamas. So tutti mi chiedono, ah, sei di Filippine? No. Oramai sei Filippona per tutti. Senti, questo divertentissimo video virale che abbiamo appena visto, bellissimo. Com'è stata come esperienza per te? Oh, è stata un'incredibile, bellissima esperienza, perché ho avuto... di modo da lavorare con le persone, Lisa, che sono molto 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 professionali, come like Los Angeles, perché ho lavorato a Los Angeles, certo. E quando ho iniziato a lavorare con loro, loro erano uguali le persone in America, e questo mi sono piaciuto molto. And just per questa cosa ringrazio tutta la famiglia di Lisa, grazie. Bene, ringraziamo questa splendida creatura, Janine Fox, per essere stata con noi. Bene, adesso entriamo nel vivo del nostro show e io sono molto orgogliosa di presentare il gruppo stilistico che crea e porta la moda LISAP in tutto il mondo. Capitanato dal direttore artistico Luca Carone, che ci presenta uno show ispirato alla dolce vita degli anni 60. Signori e signori, I Fashion Team! Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever
you can, and I told you to do it now because you can. I'll take mine up too. Do it now because you can, cause you can. Got people moving up and down like an elevator. I'm keeping it cool like a Calvinator. Got the maculas for my sexy neighbors. They're always in the yard doing cha-cha. Facciamo un bel applauso al gruppo stilistico, al direttore artistico Luca Caron. Bene, adesso è arrivato un altro momento molto importante, una meravigliosa sorpresa dedicata a tutti voi. Sto infatti per presentare qua su questo palco un artista davvero molto interessante che ultimamente ha fatto molto parlare di sé, ospite in vari programmi televisivi, ma soprattutto in grado di catalizzare completamente l'attenzione del pubblico. Non voglio tenervi ulteriormente sulle spine, quindi presento la più grande performer di burlesque italiana, signori e signori, per voi Graysoul! If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other man do? Why don't you do right like some other man do? Thank you.
we lie and we cheat, desire indeed. I knew where this would lead us to, and I was fooling around. Grazie, grazie. Mamma mia, mi sono guardato lo spettacolo, l'ultimo, insieme a voi. Non avevo dubbi. Seduzione a tutti gli effetti, seduzione con la Janine Fox, seduzione con i nostri prodotti, perché bellezza dei prodotti, bellezza delle nostre donne. E quindi grazie a Grecione. I protagonisti, Luca, Demis, venite fuori. Facciamo... Vieni, vieni, non far finta di niente. Prego. Luca, Demis, Jimmy. È il nostro lacchista. Applauso meritatissimo. Grazie. Un grande applauso al nostro gruppo stilistico. E la nostra donna,
immagine Janine Fox. E questa volta la passerella me la faccio io, se permetti, Pamela. Luca, vuoi dire con me? Ah dai, andiamo. Grazie di tutto. Grazie a tutti, allora buon proseguimento e buona serata domani. Grazie. Grazie a tutti. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, grab girl? My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. You build me up, you break me down. My heart is pound, yeah, you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. Now the party don't start till I walk in. Don't stop. Ladies and gentlemen, Mr. Trevor Sorby. I have seen in my life every famous top hairdresser in the world at some point. Ho visto nella mia vita tutti I migliori parrucchieri. And for me, this man, Angelo Seminara. E per me questo ragazzo uomo Angelo Seminara is the best hairdresser and most creative hairdresser I have ever seen. È il miglior parrucchiere e il più creativo che lui abbia mai visto. Godetevi lo spettacolo e welcome Angelo Seminara. Okay. Grazie. Enjoy.
Italian, Angelo Seminara. Facciamo ancora un bel applauso dedicato a tutte queste meravigliose creazioni realizzate oggi all'interno di queste due giornate trascorse insieme. Prima di dare l'appuntamento alla terza edizione di Ion Fashion, io invito qua accanto a me il nostro technical and event manager Remo Santoro. Buonasera. Io sono emozionato. Ma come sempre, giusto? No, ma sono emozionato per quello che ho visto. Eh certo, meraviglioso lo Mamma spettacolo. Mamma mia ragazzi, io ho i brividi, io sono un ex parrucchiere e a vedere queste cose mi è cambiata anche la voce, non è ieri sera, è oggi. No. Beh, su questo abbiamo dei questo dubbi. Questo signore ha fatto delle cose incredibili, è vero o no? Assolutamente, grandi artisti. Con umiltà incredibile, non vuole neanche più uscire perché ha detto basta, io il mio lavoro l'ho fatto, adesso tocca a voi. Cioè, veramente. Grazie. Chapeau. Grande. Grazie Trevor. Grazie. Dura parlare dopo due ore di silenzio assoluto, senza musica, e ascoltare uno dei più forti parrucchieri al mondo. Quindi è difficile. Io vi ringrazio veramente tutti. Vorrei chiedere alla regia se fa sfilare i titoli di coda, perché è quello che abbiamo fatto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo, perché due giorni incredibili per organizzare un evento del genere non è semplice, quindi vorrei ringraziare, e ringrazio soprattutto voi che siete venuti dappertutto, e quindi grazie di essere stati qua. Posso special iniziare? Thanks. Special thanks. Regia Marco Paparo. Coreografia Claudio Bertolini. Grazie Claudio. Regia audio Walter. Sei numero uno. Walter Paparo, Patrizia del Curatolo per il make-up, Alessandro Filippi, le modelle Laura Maroldi Management. Ho dimenticato qualcuno perché sono passate troppo veloci. Le nostre tecniche, Erika, Francesco, Sabrina, Carla. Le nostre tecniche interne, Simona, Paola, Tiziana. E Trevor Soldi, chiaramente. Ho dimenticato qualcuno? Sono andato troppo veloce. Sarei picchiato per questo, sa. Sarò picchiato? No, non ho dimenticato nessuno. Forse lo stylist, che tanto non c'è. Manuel Manini. Ricordiamolo comunque, mi sembra giusto. E Laura. Laura Paparo, la scenografa di tutto questo. È il suo staff, grazie Laura. E io ringrazio anche Remo e Santoro. E io Pamela, che è sempre la padrona di casa, fantastica. Grazie, e mi permetto anche di dare l'appuntamento a Radio sì. Italia Network tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, vi aspetto nel mio programma, ascoltatemi. Grazie. Grazie. Un abbraccio, buon rientro.